Numeri capitolo 24. Balaam, vedendo che piaceva al Signore benedire Israele, non ricorse come le altre volte alla magia, ma voltò la faccia verso il deserto e, alzati gli occhi, Balaam vide Israele accampato tribù per tribù, e lo Spirito di Dio fu sopra di lui. E Balaam pronunciò il suo oracolo e disse: così dice Balaam, figlio di Beor, così dice l'uomo che ha l'occhio aperto, così dice colui che ode le parole di Dio, colui che contempla la visione dell'Onnipotente, colui che si prostra e a cui si aprono gli occhi. Come sono belle le tue tende, o Giacobbe, le tue dimore, o Israele. Esse si estendono come valli, come giardini in riva a un fiume, come aolee piantati dal Signore, come cedri vicino alle acque. L'acqua trabocca dalle sue secchie, la sua semenza è ben irrigata. Il suo re sarà più alto di Agag e il suo regno sarà esaltato. Dio, che lo ha fatto uscire dall'Egitto, gli dà il vigore del bufalo. Egli divorerà i popoli che gli sono avversari, frantumerà loro le ossa, li trafiggerà con le sue frecce. Egli si china, si accovaccia come un leone, come una leonessa. Chi lo farà alzare? Benedetto chiunque ti benedice, maledetto chiunque ti maledice. Allora l'ira di Balak si accese contro Bala, e Balak, agitando le mani, disse a Bala: io t'ho chiamato per maledire i miei nemici, ed ecco che li hai benedetti già per la terza volta. Ora fuggi a casa tua, e avevo detto che ti avrei colmato di onori, ma ecco il Signore ti ha impedito di averli. E Balaam rispose a Balak: e io non dissi fin da principio agli ambasciatori che mi mandasti, anche se Balak mi desse la sua casa piena d'argento e d'oro, non potrei trasgredire l'ordine del Signore per fare di mia iniziativa alcuna che è bene o è male. Ciò che il Signore dirà, quello dirò. E ora ecco, io me ne vado al mio popolo. Vieni, io ti annunzierò ciò che questo popolo farà al tuo popolo nei giorni a venire. Allora Balaam pronunciò il suo oracolo e disse: così dice Balaam, figlio di Beor, così dice l'uomo che ha l'occhio aperto, così dice colui che ode le parole di Dio, che conosce la scienza dell'Altissimo, che contempla la visione dell'Onnipotente, colui che si prostra e a cui si aprono gli occhi. Lo vedo, ma non ora, lo contemplo, ma non vicino. Un astro sorge da Giacobbe, è uno scettro che si eleva da Israele. Colpirà Moab da un capo all'altro e abbatterà tutta quella razza turbolenta. Si impadronirà di Emo, si impadronirà di Seir, suo nemico. Israele farà prodezze. Da Giacobbe verrà un dominatore che sterminerà i superstiti della città. Poi Balaam vide Amalek e pronunciò il suo oracolo e disse: Amalek è la prima delle nazioni, ma il suo avvenire va in rovina. Poi vide i Cenei e pronunciò il suo oracolo e disse: la tua abitazione è solida e il tuo nido è posto nella roccia. Nondimeno il Ceneo dovrà essere devastato finché l'Assirio ti conduca in prigionia. Poi pronunciò di nuovo il suo oracolo e disse: ahimè, chi resisterà quando Dio lo avrà stabilito? Ma delle navi verranno dalle parti di Kittim e umilieranno Assu, umilieranno Ebe, ed egli pure finirà per essere distrutto. Poi Balaam si alzò, partì e se ne tornò a casa sua, e Balak pure se ne andò per la sua strada.